Mazzo, soffrendo un culo. Ciao a tutti ragazzi, con Soffrendo Jax Murray e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo tornati, come avrete visto probabilmente dal titolo del video, anche perché se non l'avete visto ho delle brutte notizie per voi. Grazie Andrea. Siamo tornati ragazzi su In Segreto, la serie in cui noi ragazzi di periferia ci facciamo i cazzi dei ragazzi di città, perché loro sono molto più evoluti di noi e quindi vanno smascherati. Ho proprio più freni, cioè le minchiate proprio in questa serie partono così, un po' come le fighe di quelle che scrivono i segreti. Le cuffie ragazzi non mi servono, non so perché me ne si chiama. Ah sì, per ricordarvi che sto ancora collaborando con Plantronics. Queste sono le mie cuffie, le trovate in descrizione. Detto questo ragazzi, come al solito vi ho chiesto sulla mia pagina Facebook di consigliarmi cosa cercare in questo episodio. Andate a likeare la pagina qua sotto in descrizione, altrimenti vi spezzo le gambe, le cucino in padella, le frigo e gliele do a mangiare a Jumpitech. Iniziamo abbastanza a bomba, entriamo già nel vivo. Direi che già con i segreti siamo già abbastanza dentro, quindi evitiamo anche i gesti. Iniziamo subito con Mario che ci dice: cerca, pensavo di essere solo. Una frase abbastanza pleonastica. Ma non abbiamo detto quanti mi piace lasciare per il prossimo episodio. Ragazzi, mi raccomando, arriviamo almeno a 20.000 mi piace per il prossimo episodio. Questa mattina mi sono svegliato e ho fatto ancora colazione con Rimano. Pensavo di essere solo in casa, poi mi sono accorto che i miei genitori erano in camera da letto con la porta chiusa a chiave e sentivo rumori strani. Non è una cosa strana, ma sono contento perché mio papà ha 66 anni e gli tira ancora. Devo dire che l'onestà paga. Anche in questo caso non oso immaginarmi la scena, perché in effetti non so come la prenderei io. Pure papà, e ancora ti tira? Muovilo questo bacino! Il genio ragazzi! Murri, ti propongo di cercare, visto che è la parola del mese, pannocchia! Ma guarda che non era scontato, invece tu hai avuto un grande senso del... un grande senso. Guarda, non avevo dubbi che avrei trovato questo segreto. Quando avevo 16 anni mi sono masturbata con una pannocchia raccolta per la cena da mio nonno. Dopo aver finito ovviamente l'ho rimessa a posto, e nonna invece di farla per cena ha fatto i popcorn. Io non li ho mangiati, ma sembravano davvero deliziosi. Sto avendo i brividi. Ragazzi, guardate che mi ha fatto lo zio i popcorni. Ora ci manca solo una giustatina di sale. No, no, lascia stare, sono già salati abbastanza. Beh, la cosa è abbastanza sconcertante, però tutto sommato poteva andare a finire peggio. Pensate se quel giorno invece del sale aveva voglia di salsa barbecue. Ecco, esatto. Come Cristiano, tantissimi altri di voi mi hanno proposto di cercare nel cassetto di mia madre, di mio padre, di mia zia, del sword, the mom, probabilmente dentro questi cassetti, non so che cazzo ci sia nei cassetti di casa mia, non voglio saperlo. Ma a casa vostra, nei cassetti, ci sono cose assai compromettenti. Quindi, leggere questo segreto, ragazzi, mi mette in serie difficoltà. Il tono cambia perché... Porca troia, non ho parole! Donna di 20 anni, ho trovato un vibratore nel cassetto del mio moroso. Sono sconvolta, non so a che pensare. Ma cosa potrà mai pensare questa fanciulla? Allora, ti aiuto io. Le cose sostanzialmente sono due. Una, la più plausibile, diciamo quella a cui fa meno male pensare e che forse ti conviene anche, è che il tuo amoroso voleva farti una sorpresa. Meglio se il vibratore è impacchettato. Qualora non lo fosse, digli di impacchettarlo, così fai finta che lo fosse. Incredibile, ho coniugato tutti i verbi. Il vibratore era stato acquistato da tuo marito per distruggerti tutti i buchi, farti uno scolapasta. E anche lì si potrebbe scindere in due cose la situazione: A, ce l'ha troppo piccolo; B, sei un'infoiata di merda, non ti basta più solamente tuo marito, vuoi essere proprio dilaniata peggio di una bomba anti-uomo. La seconda opzione, che è la più preoccupante e per cui io non chiamerei già più il tuo moroso, ma lo chiamerei quello psicopatico che si ficca a me però si compra i vibratori, è che il tuo ex, a questo punto moroso, abbia una passione recondita. Jumpitech, ti lascio in descrizione che cosa significa recondito. Abbia una passione recondita per le cose nel culo. A quel punto, cara la mia donna di 20 anni, io ti direi di prendere il tuo moroso, metterlo da parte e tirargli addosso il vibratore. Se lo appizza col culo, allora lo usava, diciamo, per conto suo. Se invece cade a terra, sei salva. Fammi sapere poi come va a finire. Ecco, tecca, di male in peggio proprio. Ho scoperto che mia nonna tiene un vibratore nel cassetto dei calzini.
raga, la cosa che mi perplessa non è che sua nonna tenga un vibratore, perché in effetti magari suo marito o non c'è più e quello mi dispiacerebbe, oppure, come più probabile, ad una certa età, diciamo che l'idraulica fa miracoli, ma non fino a quel punto. Quindi il suo pistone è bello che è morto. Il problema è che tiene tutto questo nel cassetto dei calzini. Ehi, sono pronta, sono pronta. Un attimo che mi devo mettere solo il calzino. Concludiamo ragazzi questo episodio con l'ultima parola chiave da inserire nel nostro motore di ricerca. Fabio mi consiglia di cercare "non sapevo di". Mi sono innamorata di un uomo molto più grande di me, 47 anni lui e lei 20, e abbiamo avuto una relazione all'insaputa di tutti. Era tutto stupendo finché un giorno non l'ho incontrato a fare la spesa con sua moglie e suo figlio, che non sapevo avesse. Ciliegina sulla torta, suo figlio frequenta la mia stessa università e per circa 3 mesi, nei quali io frequentavo suo padre, ci ha provato disperatamente con me. Cazzo, tuo padre c'è un grosso. Questa ragazzi è veramente esilarante. Qualche giorno fa avevo deciso con il mio ragazzo di farlo per la prima volta e siamo andati da lui. Qual è il segreto? Dopo aver messo il preservativo è stato mezz'ora a cercare il buco. Era diventato rosso e io non sapevo se ridere o piangere. Ma dai, porca troia, ma almeno tu aiutalo in questo momento di difficoltà. Uffa, ma ce la fai? Silenzio, silenzio, silenzio un attimo che mi sto concentrando. Allora, aspetta. Vai, la indovino con una. È lì. Amore, ho sentito qualcosa che ha toccato dall'altro lato. E senta, amore, bussasti dalla porta di emergenza. Ok ragazzi, questo video finisce qua. Spero che vi sia piaciuto questo nuovo episodio di In Segreto. Se è così lasciate un bel pollice in su, perché a 20.000 mi piace subito un nuovo episodio. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine e noi ci vediamo al prossimo video. Woo! Illuminati Curve.